Oggi unboxing proveremo a montare questo spandiconcime della Stoker subito dopo la sigla. Allora, oggi vedremo questo spandiconcime della Stoker, proviamo a montarlo e vediamo anche la funzionalità. Quindi facciamo l'unboxing, vediamo che cosa esce all'interno dello scatolo, proviamo a montarlo e poi successivamente lo proviamo sul campo e vediamo come funziona. Allora, iniziamo aprendo lo scatolo, iniziamo a vedere che cosa esce. Allora, primo pezzo, mettiamolo qui, questo qua deve essere il manubrio, le ruote, mettiamolo così, così abbiamo più spazio. Un altro accessorio per mantenere il carrello. Ci sono un po' di rumori. Questo è il carrello. L'altra ruota. La ferramenta. E adesso iniziamo. Il prodotto dovrebbe uscire così. Adesso iniziamo a montarlo. Allora, ecco il prodotto, l'abbiamo montato, adesso andremo in campo e proveremo realmente sul campo come ci troviamo a utilizzare questo nuovo macchinario della Stoker. Bene, siamo arrivati in campagna per testare questo macchinario, questo spandiconcime. Abbiamo visto non proprio tutto il montaggio, ma abbiamo visto velocemente come assemblare i pezzi. Adesso proviamo sul campo il macchinario della Stoker, lo spandiconcime, questo è da 60 litri, con uno stallatico pellettato. Adesso lo andremo a versare qui dentro e proviamo sul campo, vediamo che cosa succede. Allora, qui sopra c'è una griglia che in realtà potremmo anche togliere, però magari per avere dei pezzi, eventualmente se ci sono dei pezzi più grandi, non scendono. Ok, allora adesso iniziamo. Allora, adesso vediamo bene il sistema. Praticamente c'è questa leva che puoi decidere che apertura deve avere il serbatoio, diciamo, per far cadere il concime all'interno di questa, diciamo, questa girandola. Vedete, questo è il sistema che poi man mano cade e va a concimare. Ovviamente il sistema ti agevola molto nel lavoro, anche se è stancante perché comunque l'abbiamo fatto a mano, ma in questo poco tempo del video abbiamo fatto comunque 25 alberi, che non è da poco. Magari se l'avessimo dovuto fare a mano sarebbe stato molto più faticoso. Il video non è sponsorizzato, praticamente ho visto questo prodotto che poteva essere utile all'interno dei miei terreni per concimare. In questo periodo che si concima con lo stallatico pellettato, ho voluto testare questo prodotto e ve l'ho fatto conoscere, come tutto ciò che faccio all'interno del mio canale. Ovviamente vi ricordo di seguirmi sui miei social, Facebook, Instagram e YouTube, e di condividere più che potete. Stoker, però è voi, mi raccomando, condividete sui vostri canali questo video. Ciao, alla prossima!